Benvenuti e benvenute sul canale Topette da Luca Cecchelli. Oggi con noi in collegamento l'attrice Rossella Rapisarda. Benvenuta Rossella. Ciao, ciao a tutti. Già gradita ospite di Topette, in questo caso è con noi per parlare di uno speciale ritorno di stagione. Rossella sarà in scena a Factory 32, il bellissimo spazio gestito da Valentina Pescetto in via Giacomo Vatta a Milano, dal 4 al 6 novembre, con un monologo che possiamo dire è diventato un vero cult della compagnia di Centro Città d'Aro, ovvero Nina, un soggetto per un breve racconto, ispirato a Chekhov. Regia di Fabrizio Visconti. Allora, intanto, Rossella, quanti anni compie questo spettacolo? Mi pare più di 10 sicuramente. E che cosa ricordi della Genesi? Sì, molti più di 10, come diciamo proprio l'inizio, l'idea. Allora, la cosa che ti posso dire è che lo spettacolo è nato al freddo, nel senso che eravamo proprio là, a Melikovo, a casa di Chekhov, a Mosca, durante la scuola con il maestro Yuri Alshits, e lì è nato questo incontro con Nina, il personaggio del gabbiano di Anton Chekhov, con questo suo stranissimo monologo, con le difficoltà di andare in scena. E ci ha regalato tantissimo amore e soprattutto, devo essere sincera, è il testo che mi ha fatto decidere davvero di fare questo mestiere. E non voglio anticipare troppo su quelle che sono le parole che mi porto addosso da quando è nato questo spettacolo, perché le dirò durante lo spettacolo, ma davvero è stata proprio un po' una scommessa con la nostra vita. Insieme a Fabrizio è nato questo spettacolo, l'abbiamo scritto Che e salutiamo. poi ovviamente ha avuto una lunga storia perché è cresciuto con noi. Certo, Nina segna di fatto anche un tuo ritorno in scena, perlomeno per il teatro adulti. Proprio preparandosi a tornare in scena, come è cambiato questo spettacolo nel tempo? Come definiresti la versione attuale, quella che andremo a vedere appunto dal 4 al 6 novembre? Allora, diciamo che la versione di adesso di Nina è essenziale. È essenziale nel senso che quando è nato questo spettacolo è nato con una scenografia molto importante. Era molto bella, visivamente era pazzesco, però era così, diciamo, ricercata, così potente la scena, che era come se andasse a nascondere quello che è il vero senso di questo testo e delle parole che poi escono da questo spettacolo. E quindi diciamo che è rimasto man mano col tempo quello che serve. Adesso non so perché mi viene questo collegamento, che però c'entra. Quando ho fatto il cammino di Santiago come esperienza, sono Sì. partita con un grande zaino e poi ho fatto 800 km, non l'ho fatto tutto, ma comunque ne ho fatti parecchi, e man mano per strada lasciavamo dei pezzi, delle scarpe, il foulard, anche le piccole cose, perché tutto poteva pesare, e siamo arrivati con l'essenziale. Ecco, secondo me è la stessa cosa in questo spettacolo. Quindi c'è un collegamento con la tua esperienza relativa al Cammino di Santiago. Mi viene da Sì, nel senso che citare. siamo, scusa, nel senso che siamo proprio Prego. arrivati a tenere quello che per noi era veramente importante, quello che davvero rispettasse e rispecchiasse il testo di Chekhov. E anche se ogni volta lo spettacolo regala, penso al pubblico, ma anche a noi stessi, qualcosa di diverso. È magico come spettacolo per quanto mi riguarda. Mi ha accompagnato durante la vita anche in momenti più difficili, eccetera. E ogni volta era come se facendolo mi dava delle risposte. Per cui io la amo, la mia ninetta, ecco. Citando Chekhov, mi viene da dire come tutto meravigliosamente mescolato in questa vita. E anche rispetto a quello che mi hai detto poc'anzi, mi viene da chiederti quanto ci sia di Rossella nel personaggio o nel ruolo di Nina, ecco, anche perché so che sono due cose diverse. Sì, diciamo che il gioco del nostro spettacolo, che è una riscrittura che rispetta tutto il testo del Gabbiano, ovviamente, però è una riscrittura in cui abbiamo inserito questo personaggio, che è l'attrice, che stranamente arriva da Lecco, dove sono adesso in questo momento nella mia casa di nascita, e mi viene da ridere e vi dico questo segreto: sono sopra una scala, no? Ma non perché sono bassa, ma è perché c'è talmente disordine in questa casa che quindi, punto, ho detto sto in alto così almeno non si vede. Però, giusto, sono qui, proprio vicino al lago. L'attrice arriva dal lago, l'attrice sogna di fare
L'attrice sogna di andare a lavorare in un grande teatro, l'attrice ha un'esperienza di vita, l'attrice sceglierà poi di prendere una strada simile a Nina, non ovviamente nello stesso destino. Ah, ho detto la parola destino, che sarà molto importante nello spettacolo. Diciamo che abbiamo giocato nel mettere in parallelo l'attrice Rossella e Nina. Proprio perché è tutto, come dici tu, meravigliosamente mescolato in questa vita, anche la realtà e l'illusione e la finzione e la realtà. Quindi, qual è il confine tra ciò che è vero e quello che no? Si fa fatica anche a capire. Ma non svegliamo altro sullo spettacolo perché No, no. sennò. Però, senti, non solo un ritorno dopo la fine della pandemia, ma soprattutto, ormai è risaputo, possiamo dirlo, sei diventata madre da poco, anzi, congratulazioni. Senti, volevo chiederti come vivi questo nuovo ruolo appunto di madre e attrice? E lancio questa domanda anche perché. Una delle ultime battaglie di Amleta, il collettivo femminista intersezionale orientato a vigilare e combattere violenze nel settore teatrale, che anche tu conosci, sta Certo. mettendo a punto proprio in questo periodo il test genitorialità, si chiama, proprio per combattere discriminazioni nel mondo dello spettacolo. Quindi, tornando alla domanda, diciamo così, originaria, era come vivi questo nuovo ruolo appunto di madre e di attrice che. Insomma, Devo non è di essere facile sincera, gestione. esatto, non ho ancora una vera risposta perché deve ancora cominciare, perché per adesso la tournée l'ho fatta con lui nella pancia, per cui era tutto molto semplice. È stato il primo spettacolo col quale sei tornata in scena? È stato dunque l'altra sera abbiamo fatto Per la strada lasciateci perdere, che è uno spettacolo fatto di due spettacoli dove sono adolescenti che scappano e genitori che inseguono, spettacolo anche questo molto facciamo da molti anni, storico, che amiamo tantissimo, e diciamo che c'era anche lui come spettatore, ma molto in fondo, ha detto appena fa, portalo fuori. Sì, adesso sono molto contenta di tornare anche con Nina. Li ha sentiti tutti da dentro? No, devo dire la verità, non so, ogni tanto mi fa un po' paura perché riuscire a organizzare tutto, a gestire tutto, però diciamo che ci faremo guidare ancora una volta un po' dall'incoscienza, un po' dall'amore e un po' insomma, dalla speranza, mettiamola così. Ma Cerchiamo soprattutto di. in questi tempi ci vuole. Senti, a proposito di incroci di ruoli, per chiudere, se non sbaglio, interpreterai una donna incinta anche in Revolutionary Road, l'ultima produzione degli Eccentrici. Dopo i limiti della pandemia, quando sarà finalmente su Milano? Speriamo quest'anno perché purtroppo l'anno scorso appunto per il Covid non abbiamo potuto farlo. Saremo al Teatro Litta a gennaio. Anche quello è uno spettacolo di tutt'altro genere rispetto, diciamo, Nina. Uno spettacolo che comunque amiamo molto perché è stata una scommessa, secondo me, vinta, perché è molto complesso. Siamo partiti da un'idea molto ambiziosa, che era quella di portare in scena tre attori, il testo di Yates. Forse molti avranno visto il film con DiCaprio e la Weasley, un testo che parla di identità, di scelte, di rapporto tra l'essere, diciamo, il singolo e la società. Insomma, erano temi un po' complessi da affrontare. Ci siamo affidati alla scrittura di Renato Gabrielli, e in scena con me ci saranno Stefano Annoni e Daniele Gaggianese, sempre con la regia di Fabrizio Visconti. Ecco, siamo felicissimi di portarlo al Teatro Litta, un teatro che amiamo molto e che ci ha, diciamo, sempre accolto e anche con noi scommesso su uno spettacolo che non avevo visto perché era in fase di, diciamo, di creazione. Scommesso più volte, peraltro, Eh mentre sì, diciamo così, quest'anno basta, rinvii, quest'anno mi ha esatto, detto basta, scongiuriamo. l'abbiamo fatto tutti, quindi basta. E senti, invece, brevemente, altri spettacoli di cui si può parlare, diciamo così, in produzione o dove ti vedremo in questa stagione Brevissimo, 2022-2023? a brevissimo debutteremo con uno spettacolo che è ispirato al personaggio di Penelope, ovviamente è una trasposizione, e indagheremo il tema dell'attesa,
il tema del prendere su di sé la propria vita, dello spazio vuoto. Sarà in un linguaggio completamente diverso rispetto agli altri spettacoli, soprattutto rispetto a Revolutionary Road, che è molto basato ovviamente proprio sulla parola e sul testo, perché al contrario sarà uno spettacolo che ci porta un po' alle origini, un po' ancora al linguaggio della Clownery, come sapore, come diciamo. Creazione anche di spazi che vanno dai momenti in leggerezza, a momenti poetici, a momenti anche tragici, con pochissime parole, poco testo. Quindi questo è quello che posso anticipare. E anche questo verrà fatto a febbraio a Milano e dopo avrà la sua tournée, però diciamo per noi che siamo in zona, dico Milano a febbraio, sicuramente poi ci aggiorneremo. Non escluso che ci riaggiorneremo in merito. Io a questo punto ringrazio Rossella Rapisarda per essere stata con noi al canale Topette. Salutiamo la nostra ospite. Io ringrazio voi e così posso scendere da questa scala, mi viene da ridere, però è la prima volta che ho fatto un'intervista più in alto di così non l'ho mai fatta, guarda. Beh, su questo non c'è dubbio. Ringraziamo anche Isabella Rotti e Antonella Rotti che presidiano, continuano a presidiare Topette, la realizzazione di Particolare a loro. queste interviste. Un saluto particolare a loro. Luca Cecchelli, qui presente, invece vi saluta ricordandovi l'appuntamento a Factory 32 con Nina dal 4 al 6 novembre. E da Canale Topette è tutto e alla prossima. Grazie.